Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con una parte finale della guida per l'astrologo ed è dove effettivamente spendere le nostre rune su che statistiche bisogna far livellare il nostro personaggio. Allora andiamo sul nuovo livello. Se avete scelto astrologo e volete fare una build da mago, le statistiche più importanti per voi e per me saranno intelligenza, mente e vitalità. Praticamente, vabbè, la vitalità influisce sulla nostra vita. Quindi all'inizio fate un buon compromesso fra vitalità e intelligenza. Perché la vitalità, almeno quando andate a fare il primo boss, evitate di essere one shot quantomeno, no? Quindi è molto importante per questo punto di vista. L'intelligenza è importante invece perché il danno delle nostre magie deriva proprio da quanta intelligenza noi abbiamo. Il terzo paragrafo, che è la mente, serve, se avete fatto caso, sotto la barra rossa della vita, al mezzo c'è anche una blu. Quella blu sono i PA. Aumentando la mente, tu aumenterai i PA in quella barretta. Quindi puntate. Io sono a livello 60 in questo momento, e più o meno vedi, io ho vitalità 25, mente 21 e intelligenza 34. Forse addirittura io ho fatto alcuni errori a mettere qualche punto in più su destrezza. Però dai vecchi Souls, che io sappia, la destrezza, aumentandola ti fa diventare leggermente più veloce nel momento in cui tu ti devi curare, ti devi bere la fiaschetta, e quella cosa è molto utile soprattutto durante le boss fight. Ragazzi, io spero di esservi stato d'aiuto. Quindi, ricapitolando, concentratevi su vitalità e intelligenza e in terzo passo poi aumentate la mente, pari passo comunque, soprattutto nei primi inizi del gioco è strafacile livellare. Puntate veramente tutto su intelligenza. Ci saranno degli incantesimi più avanti che spareranno di. Richiederanno, scusatemi, all'incirca 60 di intelligenza, anche di più. Ma sono magie rotte. Io vorrei anche farvele vedere, ma con calma, con calma. Ragazzi, mi raccomando, spero che vi sono stato utile. Se vi serve qualche altro consiglio, scrivetelo nei commenti. Se non sapete qualcosa, qualcosa non vi quadra, fatemelo sapere. Un bacione.